Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi, come sempre, video aggiornamento per quanto riguarda i nuovi eventi che arriveranno all'interno del gioco. Notizia che per l'appunto è spuntata ieri, in realtà, anzi, voi vedrete il video, probabilmente quando vedete il video sarà l'altro ieri, che è praticamente uscita la notizia, però ne parliamo oggi. Alla fine è la stessa cosa. Nuovo dungeon ranking che sarà disponibile a partire da giorno 26, questa volta con lo stage la Pina Coast. Quindi ci saranno dei nemici piuttosto particolari, debolezze che a quanto pare saranno vento e tuono, quindi giustamente i personaggi nuovi avranno sicuramente una marcia in più. Come potete vedere, appunto, in data 26 ottobre alle 7 p.m. PDT, quindi al solito dovrebbero essere alle 3 di notte o comunque alle 4 di notte di giorno sempre 27 per noi, perché comunque sono 9 ore di differenza, quindi comunque alle 4 del mattino del 26 o 27 avremo la possibilità appunto di affrontare un nuovo dungeon ranking. Sappiamo già come funziona la metodologia dell'evento, però poi cercherò comunque di fare una guida, cercherò comunque di darvi dei consigli per incrementare il vostro punteggio nel migliore dei modi possibili. Io qui sicuramente sarò molto più scarso rispetto all'evento scorso, perché qui con vento e tuono io un pochettino devo ammettere arranco, quindi dovrei effettivamente aumentare Ramu e cercare di incrementare la potenza con Ramu, però vedremo se effettivamente in questi giorni, in questi pochi giorni ci riesco, anche perché devo ancora farmare l'evento di Halloween, quindi sono messi in mezzo a una strada. Successivamente abbiamo anche un messaggio dove appunto abbiamo la nuova versione di gioco, la 1.1.20, che ha praticamente cercato di sistemare qualche fix che ovviamente qualche giocatore ha riscontrato durante delle battaglie o comunque in determinate situazioni, che tra l'altro mi avevate anche commentato, se non sbaglio, in live, ovvero anche praticamente il problema di alcune summon che praticamente vi facevano crashare il gioco. In teoria adesso non dovrebbero farle crashare più, ovvero con la nuova versione di gioco, quindi se ancora non ce l'avete aggiornate, anche perché poi altrimenti vi partirà poi l'aggiornamento forzato. Inoltre, da questo evento, se vi ricordate, nello scorso dungeon ranking c'era stato un po' di casino con la nomenclatura dei vari buff, debuff eccetera eccetera, mentre invece in questo evento avremo tutte le nomenclature giuste e quindi non ci saranno confusioni da parte di nessuno. Successivamente, ecco, infatti qua viene detto che appunto in questo evento non ci saranno praticamente più i problemi che avevamo praticamente nel dungeon ranking Mago Reactor numero 1, che praticamente sono stati risolti, quindi non avremo problemi di nomenclature, tutti i buff saranno identificati nella maniera corretta, tutti gli score bonus saranno identificati nella maniera corretta e quindi possiamo tranquillamente dedicarci alla strategia migliore per fare punteggio. Tutto il periodo sarà per l'appunto fino al 2 di novembre, sempre alle 6:59, e poi qui come sempre avremo un periodo dove praticamente il dungeon ranking terminerà e poi successivamente avremo praticamente la possibilità di ottenere i premi dopo che avranno calcolato i nostri punteggi. Qui ovviamente si fa una dicitura, in quanto ovviamente si esorta ai giocatori di non utilizzare metodi illeciti per diciamo aumentare il loro score o comunque avere la possibilità di aumentare i loro punteggi, perché appunto si rischia la sospensione o comunque l'ammonimento dell'account. Quindi ragazzi, giocate pulito, non importa quale sarà il vostro punteggio, l'importante è che cercherete di fare del vostro meglio. I risultati invece verranno annunciati il 3 di novembre, quindi l'evento finirà il 2,
perché finirà il 2 e poi il 3, perché praticamente dal 2 al 3 ci saranno il calcolo dei risultati e poi giorno 3 praticamente verranno annunciati successivamente i risultati, che da noi dovrebbero essere le 4 del mattino, in realtà di giorno 4, quindi dobbiamo sempre spostare di un giorno perché appunto noi avremo i risultati diciamo la notte del giorno, quindi anziché essere 3 novembre alle 7 pm da noi saranno giorno 4 novembre alle 4 del mattino. Qui ovviamente abbiamo il bannerino per appunto affrontare il dungeon e puntare a uno score elevato. Funzionerà esattamente come lo scorso ranking dungeon, quindi dal pannello menu della nostra home screen andremo nella sezione eventi e poi successivamente potremo cliccare sul dungeon ranking. I giocatori verranno inseriti all'interno di una lobby di 10.000 persone, così come è successo nella scorsa volta, e poi avremo le varie ricompense suddivise in varie classifiche, dal numero 1 al numero 10, dal numero 11 al numero 100 e poi successivamente a scendere fino ai 10.000. Qui abbiamo dei piccoli suggerimenti che ci vengono dati appunto dal gioco stesso, dove abbiamo degli elementi raccomandati da potenziare e da sfruttare. Il vento sarà particolarmente efficace e il tuono potrebbe essere efficace contro alcuni nemici. Quindi chi possiede personaggi di tipo vento e di tipo elettrico qui ha un bel boost di vantaggio, quindi se avete pullato l'arma di Eris nuova o l'arma di Sephiroth nuova sicuramente qui avrete un buon vantaggio. Io personalmente parlando possiedo sia Lucia che Zac, che possiedono comunque armi di elemento vento, quindi spero di riuscire a concludere qualche cosa. Ci saranno ovviamente tre tipi di ricompensa, ovvero la ricompensa in base al nostro rank, delle ricompense in base alla difficoltà cioè in base ai risultati delle varie difficoltà che riusciremo ad ottenere, e poi uno score totale che ci consentirà di ottenere altre ricompense, quindi stessa identica situazione del vecchio dungeon ranking. Successivamente le ricompense del ranking in generale ci permetteranno di ottenere degli esclusivi badge che potremo utilizzare per personalizzare il profilo, draw ticket, e anche in base al rank che riusciremo a raggiungere. Avremo anche delle ricompense in base allo score di ogni difficoltà, quindi easy, normal, hard e poi successivamente very hard, incluso il primo completamento, che ci consentiranno appunto di ottenere altri oggetti e altri materiali in più, come per esempio i blue crystals. E poi successivamente ci saranno delle ricompense in base al punteggio che riusciremo ad ottenere, come per esempio i materia booster L, quindi le boccette per potenziare le materia, e altri premi sempre basandoci sul nostro punteggio. Ci sono ovviamente delle note che vengono specificate, ovvero il fatto che in questo evento non si potrà utilizzare la modalità accelerata per 2. Durante questo periodo dell'evento ci potrebbero essere comunque dei cambiamenti che potrebbero anche non essere notificate all'interno del gioco. Questi eventi potrebbero ovviamente apparire in futuro, perché giustamente potrebbero comunque riproporli. E poi ovviamente le immagini che vengono visualizzate all'interno delle notizie potrebbero essere differenti da quelle che poi vedremo effettivamente all'interno del gioco, ma queste sono comunque piccolezze che sinceramente non ci interessano più di tanto. La cosa su cui effettivamente dobbiamo focalizzarci molto è questo, quindi elementi raccomandati, vento e il tuono, perché il tuono potrebbe essere efficace contro alcuni nemici, mentre invece il vento, ci stanno già dicendo, sarà particolarmente efficace. Ovviamente questo in funzione del fatto che abbiamo pullato delle armi vento in questo periodo. Eris ha ricevuto la Prism Rod, che le consente di diventare praticamente un DPS magico, e Sephiroth, che ha ottenuto praticamente la Dark Heavens, che è la sua arma fisica di elemento vento, che gli consente di diventare un DPS fisico con l'elemento vento.
Ripeto, io invece giocherò molto probabilmente con Zac e Lucia, che possiedono comunque gli elementi di tipo vento. Vedremo anche quali nemici affronteremo all'interno del dungeon, perché potrei effettivamente riscaldare dalla panchina Matt. Ho utilizzato ultimamente il team Lucia, Matt e Zac, che mi hanno dato molte soddisfazioni, soprattutto in stage dove si pensava addirittura di non riuscire a cavare un ragno dal buco. Invece devo ammettere che si sono comportati molto bene. Quindi vedremo che cosa riuscirò a combinare con questi personaggi. Se riuscite, ovviamente potenziate anche Ramu, perché giustamente Ramu vi darà un vantaggio essendo una summon di tipologia elettrica e che può effettivamente sbloccare l'attacco AoE. E detto questo, niente, non mi sembra di potervi dare altri consigli. Ovviamente Aero Blow o comunque tutte le varie magie di tipologia vento che potete sfruttare con i vostri personaggi. E ovviamente se riuscirete in generale ad avere le armi vento di Sephiroth, Zac, Lucia o Eris, cercate di livellarli, portarli almeno a livello 50 se ancora non l'avete fatto, e dopodiché sperare per il meglio. Detto ciò, non c'è altro che per il momento vi devo dire. Ci vedremo sicuramente con il dungeon ranking, che probabilmente proverò in live, o comunque giocheremo in live per studiare insieme una strategia e vedere magari tutti insieme cosa riusciamo a combinare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye!